Bentornati in questo nostro nuovo video. L'unboxing di oggi, secondo me, è quello di una delle scarpe più interessanti uscite nell'ultimo periodo, una scarpa da parte di Jordan Brand e come al solito probabilmente i più attenti già la sapranno dalla scatola o comunque già si saranno fatto un'idea. Ma come al solito, prima di cominciare, vi ricordo di seguirci su Instagram, link in descrizione, e iscrivervi anche qui su YouTube, è veramente molto importante, fa davvero la differenza per noi. Andiamo verso i 35.000 iscritti. Ed ecco a voi le Jordan 1 Gore-Tex nella colorazione Light Curry. Non so com'è il clima da voi, ma qui da noi in Emilia-Romagna in questi giorni sta piovendo praticamente sempre. È cominciata la primavera, in questo periodo c'è più pioggia che sole e per questo ho deciso di comprare queste scarpe, sia per questa stagione che per quando ritornerà l'inverno, perché secondo me è uno dei concept più interessanti che Jordan Brand ha rilasciato nell'ultimo periodo. Infatti questo è stato un acquisto assolutamente come scarpa personal, non ho intenzione di venderla per alcun motivo. Questa è sicuramente il rimpiazzo perfetto per quella che era la mia beater invernale di tutti i giorni, che erano le Jordan 1 Phantom. Queste hanno tutta la potenzialità di essere altrettanto comode, altrettanto confortevoli, ma molto più resistenti alle intemperie. Quindi restate sintonizzati fino alla fine del video perché le metteremo anche alla prova. Questo penso sia la quarta colorazione di Jordan 1 Gore-Tex uscite quest'anno. La prima, le Light Bone, sono probabilmente quelle più conosciute e anche quelle con un resell leggermente più alto. Queste le ho acquistate dal sito Airness qualche giorno dopo la release ufficiale. Non sono andate sold out subito, non so, forse è ancora rimasta qualche taglia, dateci un'occhiata. Le ho pagate 180 euro, quindi il retail è leggermente superiore a quello di una Jordan 1, dato naturalmente i materiali particolari con cui sono equipaggiate queste Gore-Tex, ma devo dire che questa è stata veramente la prima colorazione che mi ha convinto al 100% di questa scarpa. Personalmente penso sia veramente, veramente un'ottima colorazione, che in parte ricorda anche le Jordan 1 Rookie of the Year, non so se ve le ricordate anche voi, abbiamo fatto anche un unboxing su questo canale, e secondo me questa tomaia bianca, nera e di questo colore marroncino, appunto light curry, secondo me si sposa veramente bene, soprattutto con il periodo autunnale-invernale. Sono stato veramente stupito positivamente dai materiali utilizzati, infatti le parti bianche sono in Gore-Tex, quindi questo materiale è completamente waterproof, mentre tutte le parti in questo colore light curry della tomaia sono invece in un materiale semi scamosciato. Anche questo dovrebbe essere molto resistente all'acqua, dovrebbe avere una specie di pellicola protettiva per far scivolare sopra l'acqua al meglio, mentre il collar e questa parte qui nera è anche questo in materiale semi scamosciato, anche se con un feel leggermente diverso, che definirei un misto tra nubuck e pelle. È un qualcosa di veramente molto particolare, che però secondo me ha veramente un buon feel, ha veramente una buona sensazione al tatto. E in generale mi piace veramente moltissimo come sono stati utilizzati i materiali all'interno di questa scarpa. Un dettaglio da notare che sicuramente è molto diverso rispetto a una Jordan 1 di tipo tradizionale è lo swoosh, che infatti non è composto da un pannello in pelle cucito alla tomaia, ma è semplicemente uno strato di fuse. Questo forse è la scelta che mi è piaciuta un po' di meno perché la rende un po' più cheap dal punto di vista costruttivo, però probabilmente non era facile andare a cucire della pelle sopra il Gore-Tex e avrebbe intaccato un po' l'impermeabilità di questa scarpa. Un'altra cosa che ci fa immediatamente capire di che scarpa si tratta è questa scritta Gore-Tex sull'heel counter con una stampa argentata che riflette la luce e ugualmente il simbolo del Wilks logo che è stampato all'interno della pelle come in una classica Air Jordan 1. Il sistema di ammortizzamento è quello classico di una Jordan 1, semplicemente un'unità Air nella parte posteriore. Come al solito non è la scarpa più comoda del mondo, però assolutamente un setup neutro che vi permetterà di fare anche grandi distanze senza sentire particolarmente male ai piedi. Quindi in generale io mi trovo molto bene con le Jordan 1 e se avete già provato delle Dunk, per esempio, il feel è molto simile. Altro dettaglio che è caratteristico di queste Jordan 1 Gore-Tex e di tutte le colorazioni è il fatto che la suola non è in un unico colore, ma presenta queste varie sfumature, in questo caso che passano dal light curry al nero. Forse anche in questo caso non è uno dei miei dettagli preferiti, perché in generale preferisco sempre un look monocromatico della suola e anche perché vedendo lateralmente la scarpa si vede che ha queste diverse zone di colore. C'è sicuramente qualcuno a cui può piacere, personalmente non sono il più grande fan di questa cosa, però è assolutamente un dettaglio a cui posso scendere a compromessi
perché in generale il look della scarpa secondo me è molto figo. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate anche voi. Anche la linguetta è molto diversa rispetto al solito, infatti anche in questo caso è in Gore-Tex, ma soprattutto la sua particolarità è che non è attaccata solo in basso rispetto al resto della tomaia, ma è attaccata anche lateralmente formando una specie di calza all'interno della scarpa che permette alla linguetta di essere attaccata alla scarpa praticamente fino al terz'ultimo occhiello. Questo permette ancora una volta di avere maggiore impermeabilità, perché naturalmente l'acqua si potrebbe infiltrare qui nelle zone laterali. Jordan Brand ha pensato anche a questo e infatti la linguetta è tutto un pezzo unico con la scarpa. Un altro dettaglio secondo me molto figo è il tag sulla linguetta. Infatti non è come in una Jordan 1 classica in cui c'è veramente un tag piccolo e la maggior parte delle scritte sono nella parte posteriore della linguetta. Qui è come se il tag fosse stato spostato leggermente sulla parte frontale della linguetta e una parte delle scritte si intravede anche qui, e in generale ha una presenza molto più importante sulla linguetta. È un dettaglio che ho apprezzato. Un altro dettaglio con cui vengono queste scarpe è il tag di Gore-Tex, che appunto certifica l'autenticità del materiale. Oggi è veramente una giornata piovosa e c'è anche abbastanza freddo, quindi andiamo a vedere fuori se queste Jordan 1 sono impermeabili come Jordan Brand afferma, e poi dopo torniamo qui per le ultime conclusioni. I grew up in Brooklyn, left right, I keep looking. If the ops come, then we get to bucking. So sad, now my youngest, they shook. Get a bag, we don't play by the book. Made a slob, now they all wanna hug. If you ask, yeah, I do the dash, yeah. Got money bags, yeah. For the ones that they took, I know that I'm good, yeah. Straight face and I look. They say that budget is in my outlook, yeah. Hot mail, we gon' post bail when that ship sail, oh yeah. I pop tags, that's my swag. Don't get mad, go there. Come avrete potuto capire, questa è stata la mia scelta principale, per cui ho preso queste Jordan 1 Gore-Tex, una scarpa secondo me affidabilissima in quanto in inverno può veramente affrontare ogni condizione, pur non essendo pesante come uno scarpone o qualcosa del genere. Naturalmente non è ancora adatta a dei climi estremi con neve oppure molta molta acqua, è qualcosa di ancora un po' diverso da uno scarpone completamente impermeabile, però come avete potuto vedere l'acqua le scivola addosso non facendole niente praticamente, e sono molto soddisfatto di questo risultato. C'è però una cosa molto importante da dire: materiale impermeabile non significa che questa scarpa non si sporcherà mai, anzi probabilmente nelle parti soprattutto di pelle è molto probabile che, soprattutto se andate nel fango eccetera, questo tipo di materiale si sporchi. Non dovreste avere problemi in quanto appunto, anche se è materiale impermeabile, si può lavare tranquillamente, si possono utilizzare tranquillamente i prodotti per esempio di Crepe o di altre aziende apposite per pulire sneakers, e secondo me è una cosa da tenere assolutamente a mente, considerando anche che parte di questa scarpa è bianca. Però con un buon lavaggio dovrebbe anzi essere più facile rimuovere lo sporco, in quanto non dovrebbe penetrare in profondità. Grazie mille per aver guardato questo nostro video, scriveteci nei commenti cosa ne pensate di queste Jordan 1 Gore-Tex. Per voi sono un cop oppure un drop? Fatecelo sapere, oppure fateci sapere qual è la vostra alternativa per una buonissima scarpa invernale. Vi ricordo di seguirci su Instagram, iscrivervi qui su YouTube. Questo è NMKicks, ciao a tutti!